Siano Composto, che stamattina ha guidato in via Roma, sotto il palazzo del Consiglio regionale, il sito di protesta contro la legge elettorale regionale. Allora, signor Composto, cosa che non va in questa legge elettorale? Questa legge elettorale è una legge antidemocratica che è stata voluta a suo tempo da quei partiti che pensavano di conservare la maggioranza per sempre e quindi introdurre delle soglie di sbarramento che avrebbero assicurato a loro comunque sempre il governo della regione, magari in alternanza, centrodestra o centrosinistra, però poi la cosa non è andata così neanche per loro e probabilmente anche loro hanno interesse a cambiare questa legge elettorale. Noi abbiamo interesse a cambiarla perché crediamo nella democrazia, non pensiamo che sia democratico avere delle soglie di sbarramento così alte, 5-10%, non pensiamo che sia democratica una legge come questa che non riesce a dare la certezza della elezione. Abbiamo assistito al balletto del cambio di poltrona assolutamente indecoroso. Non pensiamo che sia democratica perché è una legge che ruba le maggioranze, cioè il premio di maggioranza per esempio è un trucco per togliere la maggioranza a chi effettivamente c'era nel paese, perché il premio di maggioranza assolutamente eccessivo viene calcolato sui voti al presidente per esempio e non sui voti alle liste dove gli elettori scelgono i propri candidati, e quindi questo può portare al governo un presidente che sì, lui personalmente ha preso dei voti ma non ha una maggioranza nel paese. Quindi voi cosa proponete? Che legge vi andrebbe bene? Noi siamo dei proporzionalisti, noi siamo per tornare alla democrazia, un voto vale un voto, due voti valgono due voti. La rappresentanza nel Consiglio regionale deve essere proporzionale alla presenza nel Paese e ai voti presi dalle liste, perché questo è il Parlamento dei Sardi e dei Sardi deve essere il Parlamento, cioè i Sardi devono essere rappresentati in quota assolutamente proporzionale. Ultima domanda, in vista delle regionali, quale sarà il rapporto con Paolo Malinkedda e gli altri sardisti? Ma noi andremo alle elezioni sotto il simbolo di autodeterminazione che è già una coalizione di partiti e movimenti, se in tutto, che si riconoscono in un progetto complessivo ed unitario. In quanto ai sardisti, ormai hanno scelto di fare il Regi Bordone della Lega, quindi non ci interessano, insomma, assolutamente no. Naturalmente la base sardista sarà un nostro referente. In quanto a Malinkedda, se voleva dare dei segnali di tornare a casa, di tornare alla casa sardista e indipendentista, doveva darli da prima, distaccandosi dalla maggioranza che ha appoggiato fino in fondo e ne ha determinato le linee disastrose che oggi stiamo vedendo.